Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra amica. Cuti cuti pom pom, cuti cuti pom pom. Sì, sono andata, ma sono partita con tutte queste puccioserie. Come si fa a avere 40 anni? Nah, è impossibile, ah, io ritorno a 4, 5, 6, 7, 10 anni. Ok, come avete visto, guardate che meraviglia. I cuti cuti pom pom. Ringrazio la Sbaban che ci ha mandato tutta la confezione. E sono 3, 6, 9, 12. E la puccioseria fatta, creata apposta per l'amica. No, per tutti quelli che amano queste cosine. E questi cosa sono? I cuti cuti pom pom sono dei pom pom pelosotti che hanno anche la loro specie di casettina. Allora, aspettate un attimo, scusate il sballottolamento, perché ho visto che faccio traballare tutto e non voglio. Ok, allora, in edicola appunto li trovate e costano, sono della Sbaban, ve l'ho già detto, e costano 3,99 l'uno. Li trovate anche sul suo sito, perché loro vendono anche dal sito, però sono prodotti appunto di edicola, li trovate già in edicola. Allora, hanno gli occhi dolcissimi, no? Guardate, e trovate appunto sempre anche il book, richiedetelo all'edicolante se non ve lo dà, dove qui parla appunto di questi cuti cuti pom pom. No, veramente meraviglia. E poi guardate, ci sono gli animali, ma cioè che meraviglia, c'è sulle storielle di tutti, e insomma questi book qua sono anche carini, ci sono i giochi da colorare, e vedete qua fare la strada, trovare le differenze, no? L'ombra corretta, e insomma molto divertenti. Vi faccio vedere anche il poster, per quanto possa riuscire a farvelo vedere, perché è veramente bello. Finalmente in edicola hanno gli occhi dolcissimi, ma che meraviglia sono, non vedo l'ora di aprirli tutti adesso. E niente, sono fatti così, i cuti cuti pom pom. Babando le ciance, non ci accogliamo più, scusate. E questi sono i cuti cuti pom pom, andiamo a aprirli tutti tutti tutti. Allora aspetta che tiriamoli fuori prima tutti, perché voglio farvi vedere anche come sono fatti. Allora mettiamo giù questo, così poi buttiamo dentro le scatolette. Ed eccoci qua. Allora, apriamo il primo. Ho spaccato proprio. Ed è la scatolina fatta così, però so che ci sono le orecchiette diverse. Allora, questa ha le orecchiette piuttosto lunghe. Poi, aspettate che hanno lo scotch. Beh, prima togliere tutti. Allora, c'ho l'aiutante, tu tira via, infatti brava. Vedete poi quest'altra, non voglio già aprirli, non voglio spoilerare subito, e ha le orecchie a punta. E poi c'è un altro tipo diverso di orecchia, che adesso andiamo a trovarla. Questa, aspetta, aspettate, avete pazienza, che ce la posso fare. Allora, orecchie a punta. Ah, e poi le orecchiettine, così vedete, sono diverse le orecchiette di questa specie, non lo so come posso chiamare, la sua cuccetta, la sua casetta, non lo so, casetta. Ma è bellissimo, sono fatti troppo bene, 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 vedete, orecchie lunghe, orecchie a punta, orecchie arrotondate come l'orsetto, ma che meraviglia. Poi sono tutte di colori diversi e hanno anche, non so se si vede, degli insertini tipo glitterati, cioè il colore un po' glitterato, hanno i glitter, ecco, in questa plastica qua colorata. E la scatola è fatta così, c'è su loro disegnati, peluche super morbidosi, qua c'è il prezzo dietro, vedete 3,99, c'è tutta la descrizione appunto di quello che è, e vedete che escono così dalla scatola. No, meraviglia, meraviglia, meraviglia. Allora, ecco, Sharo me li passa tutti aperti, grazie, bravissima. E adesso andiamo a scoprire cosa troviamo. Che meraviglia, che puccioseria. Allora, apriamo prima quelli gialli, dai, giallo col Tiffany, e questa scatolina si apre così, scatolina, la sua cuccetta, dove dentro trovate gli sticker, ma che meraviglia. E poi c'è appunto una sorta di checklist, credo, però qua abbiamo già spoilerato appunto chi abbiamo trovato, e vedete che è il colore arancio, abbiamo trovato Crunchy. E poi dentro, vediamo, sì, poi dentro vedete che c'è la checklist di tutti i nomi, c'è Bricco, Puffy, Bernie, Fiocco, Polly, Jesse, Wally, Patty, Crunchy, quello che abbiamo trovato adesso, Pancio, Osso e Bella. No, che meraviglia. Ah, e poi qua c'è la sua carta d'identità. Ciao, il mio nome è Crunchy, sono bello, simpatico e modesto. La mia proprio, la mia casa è una vera reggia. E vedete che adesso arriva. No! Ma guardatelo! C'ha gli occhioni tutti luccicosi e il nasino. No, che bello che è. Adorabile. E poi ci sono appunto questi sticker che vanno attaccati qua dentro,
per fare il loro ambiente, la loro casetta. Vanno appiccicati dentro. Vediamo se riusciamo a farne almeno uno, poi gli altri non sto qua a appiccicarli tutti, altrimenti arriva domani. Volevo appunto creare la sua casettina, perché anche quello è bello da fare, però è un po' difficile. Vediamo, attacchiamo qua lo sticker, vedete? Mettete dentro, attaccate il vostro sticker dove avete voglia. C'è il tavolo con le seggiole, poi la finestra, il fornello, li attaccate dentro e poi create la sua piccola casettina. E poi quando lo volete fare la nanna, chiudete. Ciao, buonanotte. E poi Titi, che carino, bellissimo. E abbiamo trovato il primo, che è appunto il nostro amico Crunchy. Adesso andiamo a prendere un altro giallo. Vediamo. Abbiamo trovato Bernie, che anche qua ha dentro gli sticker come quelli di Crunchy, ed è tutto Tiffany. C'ho il nasino azzurro e gli occhioni tutti fucsia, che cambiano un po' colore e sberluccicano tutti i luccicosi. È proprio una pallina, un po' pelosotto, ed è di una morbidezza. Ma che puccio. Allora, anche questo lo rimettiamo qua nella sua bella scatolina e lasciamo qua Bernie. Adesso apriamo questi due Tiffany, che hanno le orecchiettine di orsacchiotto. Voilà, meraviglia. E qua cambiano gli sticker, vedete? C'è la libreria, la lampada e questo specie di scrivania, e poi questo da attaccare sulla porticina. Come, e si... lui è Lilla, ed è uguale, Puffy. È uguale? Sì. Abbiamo trovato Puffy. Ma che puccio è? Bellissimo. E anche qua, vabbè, appunto c'è la checklist solita, poi qua vi parla di lui. Sono simpatico, morbidoso, nella mia casetta sto comodo e al calduccio. Che carino. Ah, c'è anche il compleanno, e i miei amici sono Bricco e Bernie, che abbiamo trovato prima. Bernie, sì, quello azzurro. Bellissimo anche questo. Adesso lo mettiamo qua con i suoi stickerini. E qua abbiamo l'altro, sempre uguale. Sempre uguale, tieni Sharon, attaccaci se vuoi. Sì. E poi adesso andiamo a aprire i due arancio e gialli. Questo rosso. No, c'è questo qua, è la meraviglia unica, guarda Sharon. Bellissimo. No, bellissimo. È bellissimo, guardate con gli occhiali. Ma è patatoso. Ma quanto bello sei. E infatti, Bella. Come si chiama? Bella. Perché la diva, lei con gli occhiali, è bellissima. Ciao, sono Bella, sono leale e gentile, la mia casa è comoda e accogliente. E lei poi è bella, la vasca da bagno, lo specchio, no, una finestra, tipo, sì. E poi guardate quello più grande da attaccare sulla porta, che bello, bellissimo. Ma questo è bellissimo. È il tappeto. Ah no, è il tappeto. Dove l'attacchi però? Ah no, non è della porta, brava Sharon. Questi qua più grossi sono i tappeti. Credo proprio di sì, da mettere qua sotto. Che bello. Ne ho fatto uno. Vediamo che Sharon, vedete che ha creato con gli sticker, ha attaccato anche il tappeto. E qua ci mettiamo dentro lui. Che carino, ma guardate Bella, che è proprio bella. Mm-mm. È proprio bella. Sei proprio bella. Oh, cucciolotta. Apriamo non è la l'altro sua preferita, arancio. No, non è vero. Vediamo qua. Ah, che stupidina che sono, però. Stupidina. Si può anche aprire. Così attacchiamo meglio gli sticker. È più divertente così. Aspettate, l'ho smontato, ok. Qua c'è un rosso. Ma che patato sei te? Pancio! Gli sticker sono come quelli di Bella. E guardate quanto puccio è lui. Ma che occhioni hai, amore? C'ho un nasino rosa. E guardate gli occhiotti tutti luccico. Ma poi sono morbidi. Si può accarezzare. Patati. Anche lui, leggiamo un po' la sua carta d'identità. Pancio, sono tenero, affettuoso, nella mia casa mi sento al sicuro. Bene. Poi abbiamo questi, Lilla e Rosa. Andiamo ad aprire il primo. C'è un bel viola. E abbiamo trovato Jessie con i suoi, guardate qua gli sticker, che belli. Bellissimi, poi a me non piacciono gli sticker, no, altro che Jessie, proprio simpatico, simpatica e furbacchiona, scusami, simpatica. La mia casetta è sicura e confortevole, 16 aprile il compleanno, Wally e Patty i suoi amici. E guardate quanto è puccio. Oh, amore, tutto morbidoso. No, sono veramente belli. Ma che bello, non venziù. E apriamo l'altro.
rosa. Bianco, ma che amore sei tu? Qui abbiamo questi adesivi ancora e abbiamo trovato Fiocco. Ma è meraviglioso Fiocco. Guardate gli occhi col viola. Ma che puccioso sei te, ma che amore. Abbiamo trovato Fiocco. Allora, mia casetta è calda e molto accogliente. Fiocco, sono un gran curiosone e i suoi amici sono Ossa e Bella. Il suo compleanno è il 1° giugno. Ma che amore che sei. Tutto bianco. Adesso andiamo a aprire questi due. Rosa. Siamo quasi a Pasqua. Puoi vedere questo pulcitotto qua che sembra un pulcinino bello piccinino quando nascono, che sono belli piccolini, che carino, con gli occhiotti tutti luccicotti. E lui è, aspettate, ce la faccio, è Patty. No, è un amore, veramente, veramente. E anche qua i suoi amici, tutta la sua, appunto, carta d'identità. E anche qua abbiamo, aspettate, ce la posso fare, tutti i suoi sticker. Ma che meraviglia sono, che meraviglia siete, guardate che belli. Putotone. Apriamo l'altro, adesso forse sono purtroppo curiosa di aprirli tutti, Abbiamo trovato Polly e anche lei c'ha il suo lettino, i suoi sticker, la sveglia, il comodino, il tappeto e anche lei c'ha la sua carta d'identità. Ciao, il mio nome è Polly, sono vivace e sempre allegra, la mia casetta è bella e colorata, i suoi amici, il suo compleanno, appunto come tutti gli altri, e questo bel fucsia, no, non mi piace, né? Oh, è stupendo, è magnifico, voglio questi colori qua, tutti belli. Adesso abbiamo gli ultimi due, che sono questi qua, col Tiffany e l'arancio. Che meraviglia. Ma guardate quanto è bello il nasetto azzurro, gli occhioni tutti belli pucciosi. Allora, vediamo chi è lui. Bricco, quello azzurro. Anche qua appunto c'è la sua carta d'identità, il suo compleanno e tutto il resto. Ma che amore sei te. Ma che patatone sei. E gli sticker sono questi. No, è troppo bello, no? Hanno fatto davvero, cioè sono troppo pucciosi, belli. E abbiamo l'ultimo, ne abbiamo trovato solo uno, è doppio, quello appunto lilla, che è Puffy. Adesso andiamo ad aprire questo. No, adoro questo, guardate, è magnifico, aspettate. No, ma che cosa meraviglia è questa, ma che bello sei tu, Wally. Wally, Wally, stupendo, stupendo, stupendo. I suoi amici sono Jessie e Polly, il 7 febbraio il suo compleanno. Wally, intraprendente, nella sua casetta vive proprio bene, ma che amore sei. E guardate i suoi adesivi. E no, ma dovete guardare lui. Cioè, è meraviglioso. Sono tutti, tutti, tutti belli. Quelli più particolari sono Bella, perché ha gli occhiali. E Wally, questo qua, perché appunto è tutto colorato, è un po' multicolori qua, arcobalenoso, ma è bellissimo. Ma poi, vabbè, sono tutti fatti veramente bene, no? Cioè, guardate che belli che sono. Complimenti alla Sbabam per queste puccioserie uniche, veramente, uniche, uniche. Ma guardate che i colori e poi la morbidezza di questi pompon qua, bellissimi. L'hanno proprio inventati, proprio belli per le bambine, veramente. Sono delle cose stupende. Poi potete chiuderli, metterli a nanna, li mettete sul comodino, li mettete sulla vostra mensola, collezionateli tutti perché sono veramente belli. Io vi ricordo che li trovate in edicola al prezzo di 3,99€ l'uno. E niente, io ringrazio la Sbabam e un bacione a tutti al prossimo video insieme alla vostra Nika. Ciao ciao!